Allora, siamo a Crescenzago e siamo in diretta con la Civil Week, la seconda giornata sotto la pioggia, e siamo venuti a trovare un'associazione di quartiere che è impegnata nella camminare lungo il quartiere per permettere ai residenti di conoscere meglio il quartiere che abitano. Questo tour è guidato dal signor Fernando Scala. Ferdinando Scala, vengo corretto. Adesso vado a chiedergli, prima che lui inizi con il meraviglioso racconto della camminata che stanno cominciando, vado a chiedergli un po' il senso volontario di questa iniziativa, no, che oggi sta facendo per la Civil Week milanese, corretto? Sì, sì. Che di solito però fa normalmente, accompagnando i residenti del quartiere alla conoscenza dei luoghi che abitano. Lo facciamo quando me lo chiedono. Quando c'è bel tempo. Lo facciamo quando me lo chiedono. È perfettamente attrezzato con microfono portatile e permette alle persone che sono con noi di conoscere meglio il quartiere che abitano. Allora, Ferdinando, quando inizia questa iniziativa? Quando inizia? Tutti gli anni, quando c'è la Civil Week, facciamo un percorso, facciamo qualche cosa di carattere culturale. Ecco, però se permetti io parlo a loro. Certo, però era interessante anche documentare quello che tu sta avvenendo. Registra. Io registro. Tu registra. Allora, per quelli che non erano sotto, con me, allora vi dico, questa qui è la via Palmanova. La via Palmanova è stata richiesta dal parroco di San Giuseppe dei Morenti al primo sindaco dopo la Resistenza. Come si chiamava il primo sindaco? Greppi. Antonio Greppi o Giuseppe? Greppi. Allora Don Giuseppe del Corno va da lui e gli dice: senti, ti do un'idea, perché Greppi nel suo libro che ha scritto Com'era Milano annota che tutte le mattine arriva qui un prete il quale ha decine di richieste da farmi. Ma la richiesta maggiore era quella di raddrizzare la via Palmanova, perché vi ho fatto vedere che prima la Palmanova era questa, era la strada antica. Intanto sta mostrando veneta, una vecchia cartina antica postale veneta di una vecchia riproduzione Venezia, che ricostruisce la toponomastica storica di questo quartiere. È preparatissimo e sta intrattenendo una ventina di astanti che sono tutti residenti del quartiere e che attraverso il suo gesto volontario riescono a conoscere un po' meglio la città che abitano, il quartiere che abitano. Voi siete residenti? Sì, ma siamo in Porta Venezia. Ah, in Porta Venezia, però interessante. A queste cose. Voi di Gorla, quindi siete dei paraggi, diciamo. Allora, tanto per farla breve, il sindaco Greppi dice: ma che cosa vuole da me? Dice: voglio che lei costruisca una strada per far lavorare i disoccupati. Dopo la guerra c'erano parecchi disoccupati. Io ho lo studio in via Palmanova e non conoscevo questa storia meravigliosa. E allora Don Giuseppe gli risponde: non si preoccupi, la provvidenza provvederà. E così hanno fatto la via Palmanova, che è dritta come un fuso, avete capito? Non è più stortignacola come prima. Il nome della via da dove deriva, da Ferdinando? Il nome da dove è prelevato? Il nome Palmanova viene dal fatto che il comune ha deciso che questa zona la dedica alle città del Friuli.
quindi okay, voi vedete Tolmezzo, via Carnia, Udine. Piazza Udine. Certo. Qui c'è mezzo Friuli, quel signore che sta parlando, dov'è? Eccolo lì. Ci sono anche dei friulani? Roberto Sclozza è venuto qui in rappresentanza del Friuli. Certo. È sempre stata italiana anche nel 17, ma lei abita qua perché aveva nostalgia del Friuli? Allora, adesso a questo punto noi ci mettiamo in coda. Aspetta. Tutta fortificata. È a forma stella, vista dall'alto è una meraviglia. La signora ci sta spiegando anche la conformazione geografica di Palmanova, che ha una meravigliosa pianta a stella vista dall'alto. Nel frattempo, sotto la pioggia, i residenti si avventurano per una camminata che sembra essere lunghissima e che noi seguiremo solamente in parte fino alla conclusione di questo collegamento, ma intanto noi siamo più dei turisti che altro e stiamo documentando quella che è a tutti gli effetti un'iniziativa voglio dire, di conoscenza del quartiere. Ecco, abbiamo qua una informativa e giornalistica su quello che sta accadendo da queste parti. Lei si chiama? Riccardo Magni, presidente del comitato di quartiere Precotto, che è lo sponsor di questa iniziativa. Abbiamo uno sponsor. Insieme al coordinamento dei comitati milanesi. Ottimo, questa informazione. Allora, Civil Week ha messo a disposizione degli slot per tutti gli eventi di questi 4 giorni. Quelli assegnati al comitato di coordinamento milanese, a cui noi aderiamo e partecipiamo, sono stati utilizzati su iniziativa del comitato di quartiere Precotto. Ottimo. Di cui anche il relatore Ferdinando Scala. Per illustrare i quartieri ieri di Villa San Giovanni e le ville su Viale Monza, che una volta erano da Brianza dei milanesi 800, oggi Crescenzago e domani, evento conclusivo, il quartiere di Precotto con i suoi monumenti storici e artistici, fra cui la chiesetta della Maddalena, dell'oratorio del 1400 in cui il borgo era insediato, che contiene affreschi in cui gli studiosi dicono appartengono alla scuola di Bernardino Luini. Ma che meraviglia di informazione che ci ha dato, guardi. Benissimo. Grazie, perché questo permette a chi ci sta seguendo di seguire anche intanto l'appuntamento di domani, di entrare in relazione con questa realtà e di seguirvi per le prossime iniziative, perché mi immagino che non siano solo per la Civil Week, ma che questo genere di iniziative vengono fatte anche periodicamente, o sbaglio? Allora, noi abbiamo fra i nostri soci uno storico, Ferdinando Scala, che conosce la storia di questa periferia, che poi non è più giusto chiamare periferia, esatto, di Milano, in cui nel 1920-22 c'erano i comuni Gorla, Precotto, certo, Lambrate, che poi sono stati assorbiti e che hanno un patrimonio storico che va preservato rispetto all'evoluzione naturale e giusta che la città, secondo le nuove tecniche abitative, di costruzione di palazzi, eccetera. Il problema è non perdere nel nuovo quello che la storia ricorda del valore della città di Milano. Senta, grazie infinite, buonissimo lavoro e buonissima passeggiata. Le facciamo raggiungere il gruppo. Io vedo perché sono un ciclista. Oggi parte il Giro d'Italia, quindi lei si porta avanti. Io mi porto avanti. Ci vorrebbero, se mi consente, io sono uno che dice che la città deve vivere rispettando anche i ciclisti. E quindi le ciclabili sono ulteriormente necessarie. Al di là di ogni preclusione ideologica, destra, sinistra, non mi interessa. Siamo d'accordo. Sì, è chiaro, non voglio dire che Milano è come Monaco, come Amsterdam, come Londra. Però ci arriviamo. Però, voglio dire, se la collaborazione, il buon senso di tutti consentirebbe di ridurre l'inquinamento, perché le macchine fanno inquinamento, e comunque devo dire una cosa. Andare in bicicletta fa bene anche alla salute. Assolutamente sì. Senta, grazie mille, raggiunga il gruppo che se no li perde. Quelli camminano veloci.